In questi giorni si sta parlando tanto della crisi di Alitalia, della messa in vendita, possibilmente in blocco, di Alitalia, e Alitalia viene considerata come una realtà da salvaguardare a tutti i costi. Un'Alitalia che sembrerebbe qualcosa facente parte, sembrerebbe quasi di un patrimonio nazionale. Io qui non voglio parlare da economista o da statista, visto che non sono né economista e né statista, però alcuni aspetti vanno evidenziati. Alitalia ormai è un carrozzone pesante, obsoleto, un cancro, una zavorra che pesa sulle spalle degli italiani. Non a caso, per salvare Alitalia per l'ennesima volta è stato ammesso un prestito ponte di 600 milioni di euro, che poi dovranno essere restituiti, chissà e quando ciò avverrà. Si è evitata, grazie a Dio, la nazionalizzazione. Sta di fatto che però all'Italia è questo qualcosa di pesante, questa zavorra, appunto, che grava sugli italiani. Una realtà, quella di Alitalia, che è stata sempre disgraziata e sfortunata, ma neanche, è sbagliato dire sfortunata, è stata una realtà sempre mal gestita, e in fondo tutte le crisi di cui Alitalia è stata vittima e protagonista la dicono lunga su una mala gestio relativa ad Alitalia. Uno potrebbe dire: ma perché Luigi Abbate ce l'ha con Alitalia? Io ripeto, ecco, come ho detto poc'anzi, non voglio parlare da statista o da economista, perché non sono nessuna delle due figure, ma da cittadino, da utente dei servizi di volo. Ma voi avete mai visto i prezzi di Alitalia e i prezzi delle low cost? Roba da fare imbestialire. Pensate, una low cost, una Ryanair, tanto per dirne una, un volo, è l'identico volo, un Bari-Roma per esempio, targato all'Italia e targato Ryanair. Parliamo di almeno 3-4 volte all'Italia, un costo di 3-4 volte superiore a quella ad una low cost. E allora, scusate, perché io mi devo preoccupare tanto di salvare Alitalia se Alitalia non si preoccupa di aiutare il cittadino, l'utente, il passeggero, ma lo ammazza, lo soffoca, lo strozza? Questa è la realtà, signori cari. Non solo lo strozza, lo affama, perché un Bari-Roma con Alitalia può costare anche 110 euro, e un Bari-Roma con Ryanair, per dire una low cost, mi può costare 20-30 euro. Vi rendete conto? E noi dovremmo preoccuparci delle disgrazie di Alitalia? Che Alitalia chiuda. Certo, per carità, salviamo il personale, facciamo uno spezzatino, nel senso che la vendiamo a pezzi, le risorse materiali Alitalia, gli aerei e tutto il patrimonio, diciamo, materiale, salvaguardiamo l'occupazione dei lavoratori, ci mancherebbe altro, ma poi chiudiamola, facciamola sparire, facciamola diventare un lontano ricordo. Non che dobbiamo preoccuparci di tenerla in vita a un costo altissimo. Questa è la realtà. Ora pare che si voglia tentare la vendita in blocco, si cerca di dare, dicevo, garanzie per quanto riguarda i voli, per quanto riguarda appunto gli stipendi, ma il problema non si risolverà. Se mai all'Italia dovesse continuare a vivere, e questo si sta facendo di tutto perché ciò accada, deve cambiare completamente la formula, la modalità di gestione di Alitalia,
perché o Alitalia comprende le esigenze del cittadino e si rende competitiva sul mercato alla stessa stregua delle low cost, oppure Alitalia è e sarà sempre perdente. Cioè, vi faccio un esempio. Ripeto, non sono uno statista, però sono un uomo, sono un giornalista che vive la realtà quotidiana. Se io devo andare a prendermi un caffè e di media un caffè in Italia costa 90 centesimi un euro e poi c'è il low cost, lo stesso caffè a 50 centesimi e poi trovo un altro caffè, un'altra tazza di caffè che mi costa 2 euro, facendo il paragone, i 50 centesimi di caffè te li dà Ryanair, i 2 euro te li dà l'Italia, scusate, io dove vado? Da quello che mi dà il caffè a 50 centesimi. E io mi dovrei preoccupare del bar che mette il caffè a 2 euro e sta morendo? Ma che chiuda quel bar, salvaguardiamo e salviamo ovviamente il personale, ma se quel bar muore, io ve lo dico apertamente, faccio i salti di 2 metri per la gioia. Ho voluto così banalizzare il discorso, forse anche così renderlo per qualcuno ridicolo, ma non è così. Perché vediamo che si vogliono salvare i grandi sistemi e poi si affama il cittadino utente. All'Italia in tutti questi decenni, lo ripeto, non si è mai occupata di una politica gestionale che la rendesse competitiva, non l'ha mai fatto, ha pensato a sbranare l'utente, ad afferrare quello che poteva afferrare, ovviamente ha fatto una politica miope che a lungo andare di volta in volta si è rivelata fallimentare, come lo è. L'auspicio è che se proprio si deve salvare, chi dovesse mai prenderla, rilevarla. Vedete, anche Etihad, appunto il socio di minoranza, si è reso, perché evidentemente si è reso conto che la gestione vista dalla minoranza, dalla parte di minoranza, era quella che era. Quindi chi la dovrà rilevare dovrà fare una politica, dovrà calarsi sul mercato, non stare nell'iperuranio dei prezzi astronomici, ma renderla competitiva come le altre compagnie. E così Alitalia potrà sopravvivere e forse, anzi sicuramente, anche noi comuni mortali, comuni passeggeri, potremo forse risparmiare decine e decine di euro, che al giorno d'oggi non rappresentano certamente una cosa da poco. Alla prossima, con Senza Bavaglio. Senza Bavaglio, informazione libera, sempre.